Ma biscottino non l'ho mai sentito. E come ho già detto Dorotea, da come si può notare l'angolo di questa casa, Filippo nutre un grande amore per Bruce Lee. You're not machines. You're better than me. You are men. You, the people, have the power to make this life a wonderful adventure. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E come potete notare lì c'è Filippo D'Albero, Matteo Marcone e Max Paguertrini, che stanno per allenarsi a cazzo di cane. L'unico che si allena serio sono io, perché già lui ci mette un sacco a fare l'editing. Se poi si becca delle clip a caso, ignoranti. Gabri fa un ripasso del suo programma. Ma che cazzo ho scritto? Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Allora, primo esercizio 2x8/10 di croce inclinate. Questi video tipo padre Dio. Secondo me Gesù si offende. Wait for them to ask you who you know. Easy. Pineapple, come stai a livello di ignoranza del video? Questo lo voglio vedere, ti è stato bene? Ma come? Con la slow motion, con la musichina. Poi due serie per 8 leggere di panca piana in super serie con dei, con i deltoidi. Deltoidi posteriore, sì, alzate con i manubri, devo fare le manobraccio perché non hanno due manubri dello stesso peso, di quel peso lì. Editing skills qua. Sì, vecchio. Ma adesso ci faccio il serio. Marcon, ti sfido. Ora sì che sono cazzo grosso. Raga, Marcon mi ha detto che sono messo bene. Stra più grosso che il caffè. Marcon, tecnica che adesso andiamo a fare per il petto alto. Sollevazione un peso con cui faccio circa 8 ripetizioni. Faccio 5 ripetizioni, 20 secondi recupero, 5 ripetizioni, sempre così. Dovrebbe venire un 5x5 più 4 colpi tirati a cedimento. Finché non cedo vado avanti, quando cedo mi fermo. Quindi non sono abituato, che sto facendo fatica più da solito. Sta bene la canottica. Grazie. Anche a te. Oh my god. Se c'è una cosa che non puoi mai fare, quella cosa è mollare. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. La copertina, raga. No, raga, la copertina è importantissima. Che palle che fate prima quella copertina. Possiamo fare una selezione. Come si è discriminato? Anche io vengo uguale se faccio così. No, io non mi aspettavo che tu facessi un atto di benevolenza così nel mio video. Posing!
posing. Raga, facciamo sta cazzo di miniatura. Posso farle vedere anche le tette? Si vedono a me le tette. Ma di là si vedeva così. Meglio così. Ma così sei in ombra. Mettiti così. E da che lato? Come lo devo fare? Sì, vedi che c'hai, che ti taglia. Ma si vedeva meglio così? Anche così va bene. Basta che non ti metti. Oh, guarda qua, my god. Raga, però il mio video vorrei stare avanti. Aiuto. Dai. Mi stai coprendo del toilet. Dove cazzo? Vabbè, allora io vado a casa, ragazzi. Delle battute sessuali. Fermi tutti, io questa parte l'ho ripresa. Di merda, ma l'ho ripresa. Perché questo, ragazzi, è stato il momento in cui Matteo Marcol mi ha toccato il pisello. Ebbene sì, ma andiamo nel dettaglio. Non so qual bene quali fossero le sue intenzioni, non l'ho ancora capito. Però in pratica lui si è presentato con la tecnica del tridente, cioè andava così. E voi dovete capire che io mi trovavo in uno stato di sudorazione, più fatica, allenamento, mi stavo allenando, quindi le dimensioni erano piuttosto umili. E caso vuole che il mio glande si è proprio incastrato in questo tridente e Marcon gli ha dato un po' quell'effetto, un po' così, no? Un po'. Fricche, ballacche. La mia vita intima non è più la stessa. Padre Pio non faceva ste cose. Maiale. Raga, io questa cosa l'ho raccontata a tutti. Ne vado fiero. Ho toccato veramente il pene. Pensavo di sfiorarlo invece perché... Stasera mi seguo. Cioè Matteo Marcone mi ha toccato il pene. Non so se questa me l'hai fatto per sbaglio, sì. Pensavo come dire ehi occa. No, invece no. Allora 4x8 leggero di stacco da terra. Oh, tu mettimelo. Dimmi com'è. Che nei commenti mi rompono sempre il cazzo. Lo fai schifo. Poi la schiena è la tua. Oh mio Dio. Adesso ci guardiamo. Allora raga, dal test, diciamo così, abbiamo riscontrato che il mio stacco è eseguito in sicurezza. Ma, dato che ideologicamente l'altezza del sedere dovrebbe essere circa a metà tra spalle e ginocchia, il mio sedere tende a essere un po' troppo alto e io raga facevo veramente fatica ad accorgermene. Ed è normale, quindi raga, se avete la possibilità di farvi controllare da un occhio esterno e esperto, vi consiglio di approfittarne. Io con grande piacere ho avuto modo di approfittare della presenza di Max Power Training, che pratica powerlifting da tanti anni, per cui come primo approccio, una volta afferrato il bilanciere, provavo ad abbassare il sedere per poi eseguire la spinta. Così facendo però avevo problemi a imprimere una buona spinta, mi sentivo le spalle non ben sopra il bilanciere e gli stinchi che si scontravano nella corsa del bilanciere durante l'alzata. Così Max mi ha consigliato di posizionarmi non troppo vicino al bilanciere e tenere il bilanciere sopra la metà esatta del piede. Da lì effettivamente gli stinchi avevano più spazio, per cui riuscivo a tenere le spalle sopra il bilanciere, avere una buona traiettoria, così da riuscire a imprimere forza e rendere l'alzata efficiente. Per cui adesso ci avrò da lavorare per resettare uno schema motorio, sono sempre due bei maroni. Ultimo esercizio super serie, 4x8 di alzate laterali con 4x10 di kickback per il tricipite. Better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time. Testosterone.
pure il dolore scuola. Sono un maschio alfa, se lo lancio a me. È andata piuttosto bene, siamo a casa di Fillo adesso. Io volevo allenarmi serio, mi sono allenato, ho provato a allenarmi serio, non è stato un granché come allenamento. E loro hanno cazzato di brutto, non so come sia venuto. Adesso siamo fuori, io sono in accappatoio proprio da casa tua. Siamo sul terrazzo. Ciao! Cos'è? Canale di Margherita. Scusate raga, sono un pessimo youtuber, non ho bloccato un cazzo. Stiamo andando al raduno, siamo in ritardo di ben 40 minuti. E chiediamo scusa, il nostro primo raduno. C'ho la tremarella. Oh raga, io sono mostrato, non so voi. C'abbiamo già un compagno qua di viaggio. Così parte. Però lì. Ciao. Raga, ci troviamo un posto più figo per stare che così. Facciamo il giro di là. Da dove venite? Dai, qua, è qua, è qua. Io lo so che qua c'è gente. Ciao a tutti. Quella lì è gente per noi. E quindi niente ragazzi, sexy zoom. Al 13 minuti che ci vedono anche perché stacco puoi scattare ragazzi. Oh, ragazzi, chi è che porta una S che regalo una mano? Io l'ho detto prima io. Cazzo. Dai, non voglio dai, io. Ma te non mi segui neanche, sei un amico. Sì, che ti seguo su Instagram. No, su Instagram, su YouTube, scusa. No, su sei tradita. Le battute della mela. Poi l'ho dato a Matteo, non so dove lo avessi. Come controbatto. Dai, anche da dire che lei viene da lontano, tu sei tu sei di Bologna. Sì, ma la voglio. Fai la conta. Dai, ma sì, la conta si fa quando legge un politico. Non quando in palio c'è questa, chi vincerà vincerà questo. Io dico giù su, giù, su, guardate su se non lo dico io, giù, giù, su, giù, su, ma ne avete, su, dai, dai, giù, ma non volete mai, su, giù, 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 sacco vuoto. Ma era Rastafari spie forte. Su. Su. Ma raga, avete rotto il cazzo. Su. Ma che cazzo fate? Giù. Giù. Su. Su. Oh, ma il Gunner, ogni volta è una storia diversa qui. Giù. Giù, 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 il vincitore di Marcomenia, Batista! Non l'ho fatto con il nostro giornale. Qua sono i miei amici, ragazzi. Anch'io ogni tanto sono. Solo quando c'è roba da rompere. Scherzo minchia. Ciao, malgrado lei abbia perso la gara dei piegamenti, mi dà la carotina. Che succede amico? Ah, raga, è fine raduno, è stata una figata, vi ringrazio, è stato bellissimo. Siamo rimasti io, Filippo e Andrea Biasci, che probabilmente andremo a cena insieme, che dovevo andare a casa a mangiare con la patata. Avete visto un sacco di robe che pensavo di aver filmato, ma non l'ho filmato. Incredibile. Complimenti a lui, anche a lui. Bella. Bello. Raga, questo video giunge al termine. Vi ringrazio di cuore, è stato stupendo. È stato un piacere conoscere ognuno di voi. La figata più grande è stata che già dal primo momento in cui vi ho parlato era come se fossimo amici da sempre. Ed era assurdo. Poi vedevo anche tra di voi. È stato veramente fantastico. Spero di farlo più spesso possibile. Vi ringrazio veramente del supporto che mi avete sempre dato, perché è anche grazie a voi che avete creduto in me, se ho raggiunto un po' tutti questi piccoli traguardi di YouTube correlati anche a YouTube
YouTube. Io spero sempre di ripagarvi del supporto che mi date. Questa è una cosa a cui tengo veramente tanto. E andando avanti così, spero che la cosa cresca sempre di più. Spero questo video vi sia piaciuto. Ci ho messo probabilmente con questo pezzo di video quasi 40 ore di editing, un po' per colpa del computer. Quindi se mi date un supporto con un like, lo condividete, commentate, insomma, create interazioni in questo video, per me è un grosso aiuto. Per quanto riguarda la ragazza che ha perso la sfida dei piegamenti, la contenterò a breve perché non riesco più a dormire la notte, gli devo per forza inviare una cazzo di felpa. Spero che siate felici, che i vostri allenamenti vadano alla grande, così come la vostra vita, e ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Felice.